Ciao a tutti, sono Fabrizio, mi conoscete come Golden Dives. Oggi volevo introdurvi a questo incredibile prodotto. Io di solito non faccio queste cose, e quando presento un prodotto è perché mi ha colpito particolarmente in positivo o in negativo. Questa volta devo dire che mi ha colpito in positivo, una di quelle volte che siamo di fronte a un prodotto che apre orizzonti prima molto più difficilmente raggiungibili. Cos'è questo strumento? Si chiama Nomad, è fatto da un'azienda americana che si chiama Blue 3, ed è un compressore elettrico galleggiante. Cosa fa questo compressore? Voi, per fare delle immersioni, dovete di solito mettervi le bombole, ricaricare, indossare il BCD, collegare la bombola al BCD, chiudere tutte le valvole, avere molte procedure di sicurezza che sono rischiose, devono essere controllate, impiegano tempo sulla barca, impiegano molto sforzo fisico per il trasporto delle bombole da dove siete al luogo dell'immersione, poi dovete riportarle a casa, poi magari al negozio a gonfiarle, insomma, costi, oneri fisici e psicologici. Invece con questo compressore potete semplicemente immergervi fino a 10 metri di profondità, ok, non si sostituisce alle bombole per andare a fare le immersioni profonde, ma si può utilizzare per fare tutte quelle immersioni fino a 10 metri di profondità, per cui prima dovevate usare le bombole, per esempio fare filmati ad animali acquatici fino a 10 metri di profondità o semplicemente visitare o cercare tesori come faccio io. Questa macchina vi risolve tantissimi problemi. Io ho il brevetto PADI per andare a fare le immersioni, ma non lo uso mai, non uso mai le bombole, preferisco trattenere il fiato, andare in apnea, oppure usare questa macchina. Proprio per gli incredibili vantaggi logistici di questa macchina e gli svantaggi enormi che per me comporterebbe fare immersioni con le bombole, di quando si fanno le immersioni con le bombole, peso, trasporto, costi che si ripropongono ogni volta che bisogna fare un'immersione nuova. Invece con questo ti immergi semplicemente ricaricando le batterie nella presa di casa. Un altro vantaggio logistico pazzesco di questa macchina è che le batterie si ricaricano a casa, nella presa della corrente normalissima col 220 volt, se ne possono avere un numero illimitato, durano un'ora queste batterie se uno respira sempre sott'acqua, invece se uno lo alterna col boccaglio e la maschera, come faccio io, una di queste batterie a me dura almeno 3 o 4 ore, dipende da quanto tempo devo stare a maggiori profondità e che cosa faccio, perché se sono semplicemente sto filmando magari respiro meno, invece se sto scavando sul fondo per dissotterrare un tesoro pazzesco, speriamo che un giorno accada, chiaramente brucio molto più ossigeno. La mia esperienza con questo strumento finora è stata solo positiva. Tutte le volte che sono andato a profondità maggiori di 6-7 metri ho potuto vedere cose che di solito non vedo perché sto in apnea, guardo un attimo velocissimo, torno su, invece con questo puoi andare anche a 6-7-8-9 metri e prenderti un bel po' di tempo per guardare, osservare, guardare i pesci che ti riguardano, insomma è come fare un'immersione con le bombole senza tutti gli svantaggi delle bombole e con i vantaggi di costi che ci sono solo quando lo compri e di logistica perché lo puoi ricaricare a casa e lo puoi portare ovunque. Questo strumento si può portare anche in aereo, per questo si chiama Nomad, perché uno può andare dove vuole, portarselo dove vuole senza limitazioni, perché le batterie sono state certificate per essere imbarcate e non costituiscono un rischio sugli aerei. Come funziona? All'interno di questa macchina che galleggia e vi segue come una boa da sub, questa è allo stesso tempo boa da sub e respiratore, all'interno di questa macchina c'è una batteria collegata a un compressore che è a sua volta collegato a questo regulator, il regolatore. Come funziona questo regolatore? Esattamente come il regolatore di una bombola, di un BCD. Quindi l'unica differenza è che questo si accende dal regolatore quando lo tenete in bocca, potete accenderlo, adesso l'ho acceso. Questa è la purge, come su un normalissimo regolatore, e quando lo mettete in bocca come un regolatore inspirate e la macchina vi dà ossigeno esattamente per la durata dell'inalazione. Non continuerà a darvi ossigeno ovviamente quando avete i polmoni pieni o quando state espirando. Quando espirate l'aria fuoriesce
dai lati qua del regolatore. Una cosa che la Blue 3, cioè la società che ha creato questa macchina, ha migliorato moltissimo dal Nimo, che era il primo strumento come questo che hanno lanciato un po' di anni fa, che andava solo fino a 3 metri, questo va a 10 metri. Una cosa che hanno migliorato moltissimo è la rumorosità. Il Nemo era un po' rumoroso, si sentiva il rumore del compressore quando uno inalava, tu, e si sentiva anche moltissimo rumore quando l'aria veniva espulsa e passava di fronte alle orecchie, come a me succede anche col regulators di moltissimi BCD delle bombole da sub normali. Questo regolatore invece fa uscire l'aria lontano dalle orecchie e non davanti alla maschera, quindi c'è una visibilità perfetta e anche un buon senso del suono, quindi io continuo a sentire il rumore del metal detector, nel mio caso è molto utile per quello, ma per le persone che fanno un'immersione normale anche non è piacevole sentirsi sempre una mitragliatrice nelle orecchie tutte le volte che si espira e le bolle d'aria passano davanti alle orecchie. Quindi ottimo miglioramento rispetto al Nemo. Cos'è stato migliorato rispetto al Nemo? Anche la profondità, ovviamente, perché questo cavo, si avvolge intorno alla macchina e viene tenuto in posto da questo elastico. C'è un elastico da tutte e due le parti, quindi quando lo volete svolgere in acqua basta togliere questo elastico da un lato, sfilare il filo, rimetterlo, toglierlo dall'altro e sfilerete e svolgerete il cavo per la lunghezza che vi serve senza ingarbugliarlo, senza fare pasticci. Personalmente ho usato questo strumento un po' di volte e non è mai successo che abbia fallito o che abbia avuto dei problemi. Ho sempre svolto il cavo benissimo, respirato bene, si può regolare l'intensità dell'erogazione dell'aria girando fino in fondo questo perno di apertura del contatto elettrico, cioè se volete più aria lo girate fino in fondo, se volete meno aria lo tirate leggermente più in su, ma è una cosa che usandolo lo capirete presto. Il Nomad si può utilizzare semplicemente con un paio di pinne. Io oggi mi immergerò con questa skin suit, che è semplicemente una muta di protezione da graffio, non tiene caldo ma semplicemente protegge da eventuali rocce perché sarò vicino al fondo. Avrò semplicemente questo costume e una maschera e snorkel, quindi veramente basico. Sì, poi serve anche la cintura se volete, cioè, stare sotto senza sempre pinneggiare, quindi ci vuole anche una cintura con dei piombi per andare sotto e stare sotto bene in equilibrio, e ci vuole un paio di guanti perché toccherete, andrete vicino al fondale. Io personalmente non credo nelle persone che fanno scuba diving e dicono no, non bisogna mettere i guanti, non bisogna toccare niente, non bisogna toccare la fauna, e poi tornano a casa con uno sbrego nella mano, con un riccio. Oggi mi trovo in questo posto stupendo, di fronte a questa torre di osservazione spagnola, in Puglia. Andremo a fare un'immersione molto interessante su un carico di colonne romane affondato 2000 anni fa, e sono molto eccitato per questa cosa perché vedremo queste colonne emergere dal mare, sarà molto interessante. Si può portare anche una torcia eventualmente per guardare dentro delle grotte o dei posti dove non si vede bene. È stato bello presentarvi questo prodotto, parlare delle sue potenzialità e dei suoi pregi, adesso però andiamo in acqua a testarlo. Eccomi, sto entrando in acqua col Blue 3, vorrei premettere che per fare questa presentazione non sono stato pagato, semplicemente ho deciso di farla perché finalmente un prodotto furbo sul mercato mi ha colpito e pensavo che fosse giusto comunicarlo anche a chi mi guarda e chi mi segue. Adesso però andiamo in acqua. Thank you.
Se volete più informazioni su questo prodotto andate sul sito cliccando nel link nella descrizione di questo video. Se volete comprarne uno inserite il promo code Golden Dives, Golden Dives, come il nome del mio canale YouTube, e avrete uno sconto. Per oggi è tutto, ci vediamo la prossima volta.